Super Mario Maker 2, il builder incentrato sul mondo della mascotte Nintendo, riceverà la sua major final update domani 22 aprile. Così, dal nulla, come troppo spesso ultimamente accade dalle parti della grande N, uno dei giochi di punta della Switch per il 2019 riceve il suo terzo e più importante aggiornamento, che però allo stesso tempo segna la fine delle potenzialità future del gioco. Ci sono tantissime novità che di sicuro faranno felici gli appassionati e magari attireranno nuovo pubblico intorno al titolo. Però, secondo me, dobbiamo fermarci un attimo e analizzare razionalmente questo annuncio, che mette in luce alcuni problemi macroscopici di Nintendo nei confronti dei suoi titoli a supporto continuo. Io sono il Poro Michele e prima di iniziare, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi, per continuare a discutere insieme di Nintendo e del mondo dei videogiochi. Questo nuovo aggiornamento di Super Mario Maker 2 aggiunge così tanta carne al fuoco che difficilmente qualche giocatore potrà ritenersi insoddisfatto. C'è veramente di tutto. Dall'inaspettata comparsa delle meccaniche di gameplay di Super Mario Bros. 2, anzi di Doki Doki Panic, a elementi inediti come il power-up che consente di effettuare dei dash orizzontali, funzione mutuata direttamente da capolavori indie del genere come Celeste, e anche l'ampliamento delle boss fight grazie alla presenza dei Koopalings Bowserotti. Tra tutte le aggiunte spicca sicuramente il World Builder, che finalmente offre la possibilità ai giocatori di creare anche una world map che unisca i singoli sforzi creativi, aggiungendo un livello di profondità non trascurabile. Super Mario Maker si trasforma definitivamente da semplice level editor a vero e proprio game maker. Però non è tutto oro quel che luccica e secondo me, se a livello contenutistico questa operazione è impeccabile, allo stesso tempo mette in luce le grandissime mancanze da parte di Nintendo nel campo della comunicazione con la propria utenza e in generale nella capacità di garantire un supporto continuo ai suoi titoli. Innanzitutto questa tendenza ad annunciare improvvisamente aggiornamenti e novità importanti si sta rivelando un'arma a doppio taglio. Da una parte, la strategia di creare hype attraverso il silenzio forzato che genera aspettative, rumor e leak autoalimentati dalla community funziona, ma dall'altra rischia di alienare completamente i giocatori. Pensateci, uno dei titoli più importanti del 2019 esaurisce le sue potenzialità a meno di un anno dal suo lancio e, fattore ancora più grave, era già sostanzialmente morto da svariati mesi. L'aggiornamento di dicembre, quello che introduceva alcuni elementi da The Legend of Zelda, aveva riacceso leggermente l'interesse nei confronti del gioco, ma si è rivelato poco più di un fuoco di paglia e il rischio che questa dinamica si ripeta anche adesso è altissimo. Dopo 4 mesi di silenzio assoluto servono a poco questi major update se utenze e spettatori sono ormai migrati su altri lidi. Avrebbe avuto molto più senso rendere effettivamente continuo il supporto a Mario Maker 2 tramite aggiornamenti meno corposi ma meglio spalmati nel corso dei mesi. Mettere così tanta carne al fuoco su una brace sostanzialmente spenta è un vero spreco, ma sarebbe bastato anche adottare una strategia simile a quella proposta con Super Smash Bros. Ultimate e il suo Fighter's Pass, dove se non altro agli utenti è fornita una roadmap di cosa aspettarsi durante l'anno. Senza anticipare troppo e tutto insieme, si può anche mantenere viva l'attenzione anche semplicemente alludendo a aggiornamenti futuri, chiedendo all'utenza di rimanere attiva tra una novità e l'altra. E poi è ovvio dove voglio arrivare. Parallelamente all'espandere le potenzialità del gioco, anzi forse anche prima di farlo, bisognerebbe sistemare le funzionalità online del titolo e in generale l'ecosistema pensato per il multiplayer online da parte di Nintendo. Vi chiedo, come si può pretendere la sopravvivenza della community se di base è impossibile giocare online decentemente e senza restrizioni che nel 2020 sono a dir poco anacronistiche? E se vogliamo attribuire problemi di lag alle connessioni degli utenti, in ogni caso l'abbonamento Switch Online non è assolutamente in grado di proporre un'esperienza competitiva con la concorrenza o quantomeno in grado di giustificare il suo seppur minimo prezzo. Insomma, per quanto Super Mario Maker 2 non rientri nella mia sfera di interesse, mi rendo conto come sia l'esempio perfetto delle mancanze di Nintendo che affliggono tutta la libreria Switch. Che senso ha avuto far morire prematuramente una hit come Splatoon 2 senza prima aver annunciato un seguito? Quanto poco sarebbe bastato per far fare il salto di qualità a Smash e renderlo ancora per qualche anno uno dei protagonisti della scena esports internazionale? E le stesse preoccupazioni le possiamo riportare anche su Animal Crossing. A conti fatti, l'unico
unico titolo in grado di coinvolgere attivamente i giocatori Switch nei prossimi mesi. I dataminer infatti hanno già scovato un'infinità di contenuto aggiuntivo sopito tra le linee di codice. La notizia è positiva e di certo non inaspettata, visto alcune mancanze significative rispetto agli standard della serie. Ma allora la vera domanda da porsi non è cosa ci riserva il futuro di New Horizons, ma come e quando Nintendo deciderà di renderlo disponibile, affinché il supporto ad Animal Crossing sia reale e non discontinuo. E voi, poracci, cosa ne pensate? Siete felici per Super Mario Maker 2 o avreste preferito maggiore cura nella strategia dedicata a questo gioco? Mi raccomando, prima di commentare, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Io sono il Poro Michele, col supporto continuo, ciao!